La ringrazio ancora, Ministro Lamorgese, e le do la parola. Prego, Ministro. Grazie Presidente, onorevoli senatori e deputati, rivolgo il mio saluto a tutti i componenti di questo comitato, anche se collegati da remoto. Secondo i dati forniti dalla commissaria Johansson, che so che è stata in audizione credo la scorsa settimana, sono oltre 3,7 milioni le persone fuggite dall'Ucraina a seguito del conflitto. La situazione vede chiaramente una forte pressione sugli stati membri di politica di frontiera esterno orientale. La Polonia ha registrato 2,3 milioni di ingressi dall'Ucraina, 800.000 la Romania, 340.000 l'Ungheria e circa 280.000 la Repubblica Slovacchia. I flussi si stanno progressivamente muovendo anche verso paesi più interni all'Unione Europea, con ingressi stimati nella Repubblica Ceca di 236.000, in Austria 221.000, Germania 259.000, Bulgaria 125.000, Lituania 35.000. Tra i paesi extra Europa, quelli maggiormente sotto pressione è la Moldavia. Infatti dall'inizio della crisi in questo paese sono entrati circa 383.000 persone. Di queste 282.000 sarebbero già uscite, quindi ne permangono circa 100.000. L'Italia ha dato disponibilità, come gli altri paesi, a riceverli secondo delle quote prefissate. Per esempio la Germania, la Francia hanno dato disponibilità per 2.500 persone e noi ugualmente contribuiremo anche con il nostro sistema di accoglienza. Per quanto riguarda l'Italia, i cittadini ucraini che sono giunti in Italia alla data di ieri, perché ovviamente noi ogni mattina poi facciamo il report, sono 75.115, di cui 38.753 donne, 7.158 uomini, 29.222 minori, con un rallentamento del ritmo degli arrivi registrato a livello nazionale, ma anche a livello europeo, perché quando io sono andata l'altro ieri a Bruxelles registravano che mentre all'inizio della crisi erano 200.000 al giorno in Europa, adesso siamo sui 40.000-50.000 al giorno in Europa. Quindi c'è effettivamente un decremento degli arrivi. Si tratta, dicevamo, soprattutto di donne e bambini, per i quali solo in piccola parte risulta che abbiano fatto ricorso ai sistemi di accoglienza tradizionali, nazionali, potendo disporre di un'autonoma sistemazione presso la comunità ucraina, che è cospicua in Italia. Basta dire che abbiamo circa 250.000 ucraini regolarmente soggiornanti nel nostro paese. Alla data del 29 marzo 2022 risultano inseriti nel sistema di accoglienza 5.600 persone, di cui 5.301 presso i CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria, e 299 presso le strutture di accoglienza e integrazione, i cosiddetti SAI. In prevalenza gli ingressi avvengono lungo la frontiera terrestre con la Slovenia, circa 42.549, ma anche i flussi attraverso le frontiere aeree sono considerati e consistenti, perché risultano circa 25.292 unità. Per quanto riguarda i valichi ferroviari, i cittadini ucraini controllati a decorrere dal 10 marzo dal compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia sono stati 2.940. Evidenzio che le domande di protezione internazionale che sono state presentate alla frontiera sono 73, mentre complessivamente si sono registrate 679 domande.
Si tratta di un dato che riflette la speranza certamente di molti ucraini di rientrare in patria a seguito speriamo quanto prima, del termine delle ostilità, ma anche l'attesa di poter ottenere una protezione temporanea prevista dalla direttiva del 2001, che per la verità non era stata mai applicata in Italia e non era mai stata applicata in Europa. E poi invece abbiamo trovato una grande unanimità quando abbiamo fatto un Consiglio dei Ministri immediatamente dopo la crisi, mi pare fosse il 27 di marzo, una domenica pomeriggio, e poi la volta successiva abbiamo approvato con grande unanimità tra tutti i paesi presenti. Vorrei dire che quindi abbiamo. Ecco, per andare, perché cerco di fare il più velocemente possibile, per attuare quindi la decisione europea, quindi è stato tra l'altro adottato proprio ieri dal Presidente Draghi, il DPCM, e adesso quindi procederemo alla luce del provvedimento adottato al rilascio a titolo gratuito dei permessi di soggiorno per protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 di febbraio e ai loro familiari. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato anche agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi che beneficiano di protezione internazionale in Ucraina sempre prima del 24 febbraio 2022 e anche ai loro familiari. Abbiamo quindi deciso, in analogia, perché ci siamo mossi davvero all'unanimità con i vari paesi europei, gli stati membri come la Francia, la Germania, di concedere la protezione temporanea anche agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare di essere titolari di permesso di soggiorno, di lungo soggiorno in Ucraina da prima del 24 febbraio e che non possono ritornare in condizioni di sicurezza nel proprio paese o regione di origine per qualsiasi motivo. Dopo le riunioni quindi, di cui dicevo prima, del 27 di febbraio e del 3 marzo, ho partecipato a un nuovo incontro a livello di ministri dell'interno a Bruxelles lo scorso 28 marzo e abbiamo approfondito i temi relativi all'attuazione delle misure di sostegno agli Stati membri e non membri al confine con l'Ucraina, nonché i profili di sicurezza e controllo delle frontiere esterne. Sono stati definiti 10 punti che io ora vengo a leggervi: la creazione di una piattaforma europea per la registrazione dei permessi temporanei, un approccio coordinato per il trasferimento sicuro delle persone in fuga dall'Ucraina da specifici hub alle frontiere esterne verso gli stati membri di destinazione, con un forte ruolo della nuova Agenzia Europea per l'Asilo. Qua devo dire, apro e chiudo parentesi, che ha dato disponibilità alla creazione di questi hub la Romania. Quindi tant'è che tutti i paesi europei hanno ringraziato di questa disponibilità perché si faranno, diciamo, più che altro in quel paese. Poi la mappatura della capacità di accoglienza dei singoli sistemi nazionali, questo anche per facilitare l'organizzazione dei trasferimenti, la definizione di parametri per verificare lo stato di pressione sui singoli stati membri, la definizione di un piano contro il rischio del traffico e sfruttamento delle persone, la creazione di una piattaforma dedicata alla cooperazione con paesi terzi, quali Canada, Stati Uniti, Regno Unito. Soprattutto, questo è importante, l'utilizzo di una piattaforma che è già esistente, che si chiama EMPACT, per prevenire le attività delle organizzazioni criminali e dei gruppi trafficanti, così come l'ottimizzazione dei fondi europei per affrontare l'attuale situazione di crisi. Noi abbiamo manifestato, io ho manifestato nel corso della riunione anche l'intenzione dell'Italia di partecipare all'attività di reinsediamento delle persone in fuga dall'Ucraina, attualmente quindi presenti in Moldavia, e l'ho detto prima.
A livello nazionale abbiamo pianificato tutta una serie di iniziative per la gestione dell'accoglienza. Abbiamo aumentato i posti, sia nei CAS che nei SAI con appositi provvedimenti normativi. È stato anche stabilito che i cittadini ucraini vengano ospitati, abbiamo fatto una norma su questo, sia nei CAS che nei SAI, anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o meno domanda di protezione internazionale o che siano, anche se non hanno altri titoli, l'abbiamo fatto un po' in deroga a quelle che sono le norme generali. Poi vorrei dire anche che sono state stanziate risorse con il decreto legge ultimo del numero 21 del 2002 per circa 7 milioni e mezzo di euro proprio per incrementare questa capacità di accoglienza, non solo, ed è stato autorizzato il Dipartimento della Protezione Civile a definire forme di accoglienza diffusa da realizzare mediante i comuni, gli enti dei terzi settori, il volontariato, le associazioni, gli enti religiosi, per un massimo di 15.000 posti. Abbiamo anche previsto che il Dipartimento della Protezione Civile possa definire, questo ieri si è stabilito, forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione per un massimo di 60.000 persone, nonché riconoscere alle regioni e alle province autonome un contributo finalizzato per l'accesso al servizio sanitario nazionale per un massimo di 100.000 persone. Dunque, poi sono state introdotte quindi varie disposizioni specifiche proprio da parte di Curcio, del commissario per la protezione civile, che ha adottato varie ordinanze in questo periodo, prevedendo anche un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili pro capite per un massimo di 3 mesi a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea che abbiano trovato un'autonoma sistemazione. Questo serve perché effettivamente abbiamo visto le persone che sono in accoglienza, gli arrivi che sono giunti in Italia, quindi noi sappiamo bene che la gran parte di queste persone è accudita e sta ed è accolta nelle case di propri diciamo di altri ucraini che sono in Italia. Quindi ci sembrava giusto dare un contributo proprio per cercare di aiutare, diciamo, di fare squadra, perché se poi effettivamente dovessero venire anche numeri elevatissimi, è un sistema diffuso che ci consente di reggere anche quelli che sono i numeri più grandi. Vorrei anche dire che per quanto riguarda l'accoglienza, noi stiamo. Ho dato disposizione al direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati di fare un censimento dei beni e per vedere quali appartamenti noi possiamo dare immediatamente pronti a coloro che arrivano. E quindi, alla luce di questo, devo dire che abbiamo dei numeri abbastanza importanti perché ne sono stati individuati 229 immobili per una capacità ricettiva di 1.661 posti. Questi sono quelli, i beni immobili che sono ancora in capo all'agenzia, che non sono stati ancora assegnati. Mentre per quanto riguarda gli immobili confiscati destinati ai comuni ma ancora non utilizzati, risulterebbero utilizzabili anche per questo scopo 329 appartamenti per una capacità ricettiva di 1.356. I prefetti ho dato disposizione ai prefetti di andare a verificare lo stato degli appartamenti e dopodiché noi provvederemo anche all'allestimento con delle risorse proprie anche del PON sicurezza che ci consente in alcune regioni per le città metropolitane di poter procedere in questi termini. Devo dire che poi
Il governo, quindi abbiamo detto, ha messo a punto questo piano di accoglienza suscettibile di adattarsi anche al carattere non programmato, cioè vale a dire a ondate degli arrivi, che si articola nel piano di accoglienza regionali, il concorso nazionale e uno specifico piano per minori stranieri accompagnati. Il modello di accoglienza fa perno sull'attività di competenza dei prefetti chiamati a intervenire in via primaria. Quindi laddove ci sono i posti disponibili nei CAS e nei SAI, così utilizzando anche quelle che sono le capacità di accoglienza dei comuni, e poi al fine di ampliare la ricettività del sistema di accoglienza è riconosciuta anche la possibilità di attivare nuovi posti CAS, questo è stato espressamente previsto, anche in deroga allo schema di capitolato, proprio per cercare di accelerare tutte le procedure in caso di arrivi massicci. Ovviamente i prefetti sono stati sollecitati, ma non c'era neanche bisogno perché lo fanno abitualmente, ad acquisire dai sindaci la disponibilità di strutture idonee. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, noi abbiamo istituito nell'ambito quindi della protezione civile ed è stata individuata nella persona del capo dipartimento dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il capo dipartimento è stato individuato quale commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati, proprio allo scopo di garantire la massima attenzione a una categoria particolarmente vulnerabile e anche per favorire la gestione omogenea dell'accoglienza dei minori sull'intero territorio nazionale. Il commissario ha provveduto alla redazione di un piano finalizzato a coordinare le attività svolte dai diversi soggetti interessati in modo da assicurare il costante monitoraggio delle strutture ricettive disponibili. Attualmente, alla data del 29 marzo, i minori non accompagnati ucraini presenti sul territorio nazionale sono 475, di cui 244 donne, 231 maschi. Dei 475 minori, 73 hanno 17 anni, 52 16 anni, 46 15 anni, 266 tra i 7 e i 14 anni, 38 fino a 6 anni di età. Evidenzio che 344 minori non accompagnati sono accolti presso famiglie autorizzate dal Tribunale per i minorenni, 94 presso strutture ugualmente autorizzate dall'autorità giudiziaria. La regione nella quale si registra il più elevato numero di minori non accompagnati è la Toscana, 96, seguita dal Veneto, 78, dalla Lombardia, 67, dall'Emilia-Romagna, 48 e dal Piemonte, 39. Vorrei anche dire che una parte, allora, se i numeri sono questi, certamente ci sono poi dei numeri che, se noi vediamo, consideriamo che nelle scuole sono stati inseriti, diceva il ministro Bianchi, circa 5.000 persone. Perché non corrispondono i numeri? Perché, come dicevamo prima, molti di questi bambini sono negli appartamenti dati in uso da ucraini, quindi dalle comunità che sono nei territori. Tra l'altro, a Bruxelles, proprio l'altro ieri, ci dicevano che è stata costituita una piattaforma informatica in Ucraina che consentirebbe ai ragazzi che sono
diciamo, nell'ambito europeo che sono usciti dall'Ucraina di collegarsi e fare le lezioni in DAD. Quindi questo è molto importante perché dà la possibilità anche di continuare a seguire il ciclo scolastico. Una particolare attenzione è dedicata alle esigenze di carattere sanitario e devo dire non esclusivamente riferite al Covid, perché l'ultima ordinanza di protezione civile, la 873 del 6 marzo 2022, ha dettato delle specifiche disposizioni per garantire proprio una massima sicurezza, quindi perché ci sia un avvio di percorsi in autonomia. È necessario che facciano le vaccinazioni, non soltanto, ripeto, quelle richieste per il Covid, ma anche le altre vaccinazioni che proprio per consentire ai ragazzi di andare ed essere ricevuti nelle nostre strutture scolastiche in sicurezza. Allora, diciamo anche. Vorrei andare il più veloce possibile perché sennò non ce la facciamo. Allora, per quanto riguarda la crisi ucraina, certamente avrà un impatto, speriamo, positivo anche sul patto asilo e immigrazione, che voi sapete che è da vario tempo fermo in Europa perché non riusciamo a sbloccare le trattative tra i vari stati e noi speriamo che questo nuovo approccio che è stato adottato per l'Ucraina, che ha visto tutti i paesi, diciamo, che unanimemente hanno deciso per la protezione temporanea, per l'accoglienza, per la redistribuzione su tutti i paesi europei, possa essere applicato secondo quella logica che noi abbiamo sempre portato avanti, la logica della responsabilità, sì, ma anche della solidarietà in Europa. Quindi è indiscutibile, quindi secondo me, come queste grandi crisi. È ovvio, qua siamo davanti a una guerra, però parliamo in generale perché l'audizione riguarda un po' tutto, riguarda anche quelli che sono gli arrivi dal Mediterraneo. Anzi, era partito quando ancora non c'era la guerra, dovevamo venire qui in audizione, poi varie problematiche. Forse è stato anche positivo farlo oggi che abbiamo un quadro più generale. Però certamente noi sappiamo che quando ci sono delle crisi che possono essere gravi come questa o anche diciamo, come i flussi di immigrati che arrivano dal Mediterraneo, noi sappiamo che c'è la necessità per l'Europa di disporre di strumenti di governo delle migrazioni proprio imperniati su questi principi della solidarietà e anche della sostenibilità per i singoli stati. E quindi, sebbene quindi in questo momento il problema immediato per l'Unione Europea sia quello di garantire l'accoglienza sicuramente agli ucraini, si deve essere consapevoli che la crisi in Europa orientale non è appunto l'unica causa di instabilità che abbiamo di fronte e quindi è che poi si ripercuoteranno in termini anche di ulteriori destabilizzazioni e quindi in relazione anche ai nuovi flussi che certamente continueranno a venire anche in considerazione delle crisi degli altri quadranti geopolitici con una pressione sulla frontiera sulle frontiere esterne dell'Europa. Sarebbe quindi poco lungimirante illudersi che scenari di improvvisa, incontrollata mobilità umana possano essere governate mediante le attuali regole, parlo dell'accordo di Dublino, del regolamento di Dublino e del sistema Schengen. Per questo sarebbe un grave errore di prospettiva non dotarsi di un patto su immigrazione e asilo, ma su questo la presidenza francese farà di tutto
tutto per chiudere la presidenza cercando di portare un documento che possa essere accolto, non fosse altro come dichiarazione politica che possa sbloccare l'iter del patto. Andiamo vado direttamente a quello che sono le problematiche proprio. Ecco, una dimensione quindi dell'azione interna, una chiave per leggere quindi l'azione internazionale dell'Italia in materia migratoria concerne certamente le relazioni bilaterali che si sviluppano con i vari partner. Io informo che il 7 ottobre 2021 ho ricevuto il ministro degli esteri Livoriano e con il quale abbiamo una collaborazione, una cooperazione bilaterale. Abbiamo stipulato un protocollo tecnico che potrà contribuire a migliorare la capacità della polizia ivoriana per il controllo delle frontiere. Ho incontrato a novembre il ministro dell'Interno della Croazia per confermare l'impegno dell'Italia in ambito europeo per dare seguito alle aspettative di quel paese di entrare nell'area Schengen, ma abbiamo soprattutto affrontato anche i temi di comune interesse, quali la lotta all'immigrazione irregolare, al contrasto della tratta degli esseri umani e alla cooperazione di polizia. Per esempio, ho avuto anche un incontro con il ministro turco a novembre, perché è importante cercare di prevenire e contrastare il traffico di esseri umani sulla rotta del Mediterraneo orientale. E io stessa mi recherò mi pare il 6 aprile, proprio in Turchia, andrò ad Ankara proprio per rafforzare questa intesa strategica. Devo dire che effettivamente solo nel mese di febbraio la Guardia Costiera turca ci ha informato di aver intercettato 1.283 migranti a bordo di 8 imbarcazioni tra barche a vela e pescherecci diretti verso le nostre coste. Quindi è importante curare queste relazioni diplomatiche perché lavorando insieme certamente si possono evitare laddove si tratta di paesi che hanno una sorta di stabilità, perché quando parliamo della Libia in questo momento è un paese non stabile e quindi è ovvio che la situazione è più complicata. Nel mese di dicembre è venuta la Home Secretary britannica, il ministro dell'Interno britannico, con la quale che anche lei ha avuto un problema di migrazione da parte della Manica, con numeri elevati, non abituati, diciamo, loro a gestire. E quindi ed è venuta proprio per avere da noi delle indicazioni essendo noi un paese di primo approdo proprio per la nostra collocazione geografica e quindi per capire anche il tipo di comportamenti che eventualmente deve adottare rispettosi del diritto internazionale del mare. E poi l'8 febbraio è venuta la nuova ministra dell'Interno tedesca, la Nancy Faeser, con la quale abbiamo parlato appunto dell'ottima collaborazione tra Italia e Germania nel campo della sicurezza e soprattutto ci siamo concordati appunto per portare avanti il patto asilo e migrazione e l'accordo, diciamo, è stato anche preso nell'ambito di un incontro di lavoro avuto a Roma i primi di marzo tra il ministro da noi al Viminale, con i ministri tedesco, francese e spagnolo, proprio in vista dei consigli europei che poi sono stati invece focalizzati sull'Ucraina, visto che la situazione ha preso ulteriori, diciamo, è precipitata. Controlli alle frontiere.
Abbiamo, oltre alle misure che abbiamo detto, abbiamo in materia migratoria, assume particolare rilievo l'attività di controllo delle frontiere. Sotto il profilo delle dinamiche dei flussi, dal 1 gennaio al 29 marzo 2022 sono giunti in Italia, e qua parliamo quindi di quelle che sono le migrazioni dal Mediterraneo, 6.701 migranti, dei 6.701 arrivi del 2022, 3.323 sono avvenuti a seguito di operazioni SAR, di cui 1.595 dopo l'intervento di imbarcazioni ONG, gli sbarchi autonomi sono stati invece 3.378. Preciso che, ma questo lo sapete bene, che nel 2021 erano sbarcati complessivamente in Italia 67.477 migranti, e la maggioranza dei migranti continuano tuttavia a partire dalla Libia e dalla Tunisia. Dal 1 gennaio al 29 marzo sono arrivati dalla Libia 4.236 migranti, con un leggero aumento rispetto ai primi tre mesi del 2021, perché allora erano arrivati 3.939. Il costante trend in diminuzione va rilevato a partire dal mese di novembre 2021. Si è accentuata fortemente questo indice in questo mese di marzo, durante il quale abbiamo avuto dalla Libia 437 arrivi, vale a dire meno di un terzo degli arrivi dello stesso mese del 2021, se consideriamo che nel 2021 ne erano arrivati in quello stesso periodo 1.505. Anche per quanto riguarda la Tunisia stiamo registrando un allentamento della pressione. La tendenza è iniziata da mese di settembre 2021, si è consolidata nei primi mesi del 2022 e sono giunti dal 1 gennaio al 29 marzo 1.494 persone, mentre nello stesso periodo del 2021 ne erano già arrivati 2.080, con una riduzione del 27%. Vorrei anche dire che per esempio per la rotta dall'Algeria quest'anno non è arrivato nessuno, quando noi nei primi mesi del 2022 abbiamo registrato solo 55 arrivi rispetto a 253 dello stesso periodo del 2021, e sono due mesi, ecco, che non ne arriva neanche uno, quindi anche su questo abbiamo notato un rallentamento. Anche se dobbiamo pensare che quello che sarà poi la crisi alimentare, che si prospetterà tra un po', perché l'Ucraina e la Russia sono i maggiori produttori di grano, di mais, che la Tunisia ne fa grande ricorso, quindi laddove non dovessero arrivare, certamente si creerà una crisi alimentare che potrebbe poi influire anche sui numeri dei flussi. Direi che per quanto riguarda i rimpatri, così chiudiamo, assume rilievo l'attività dei rimpatri, perché nel 2021 sono stati 3.838, in aumento rispetto al 2020, in cui ce ne furono 3.599, ma questi dati hanno subito anche delle inflessioni a causa del Covid, perché molte volte i paesi riceventi non prendevano proprio, per esempio l'Algeria o anche la Tunisia, se non con tampone che doveva essere necessariamente
ovviamente fatto prima della partenza. Adesso le regole si sono un poco, diciamo, allentate, quindi speriamo che nell'anno 2022 si possa certamente fare di più. Devo dire che sono partiti nel 2020 76 voli charter, di cui 10 congiunti con Frontex, e così nel 2021 103, di cui 11 congiunti con Frontex, e nel 2022 già sono partiti alla data del 30 marzo 20 voli charter, di cui 2 congiunti con charter. Quindi certamente il paese con cui si fanno più rimpatri è la Tunisia. Infatti nel 2021 i cittadini complessivamente tunisini complessivamente rimpatriati sono stati 1921, mentre alla data del 29 marzo, quindi in questi mesi, sono stati già 367 tunisini rimpatriati. Direi che, Ministro, la ringrazio. Volevo chiederle se questa relazione la possiamo acquisire. Certo, certo. Grazie. Perché ci sono anche più dati e più elementi. La mettiamo agli atti. Perché qua, per esempio, ci sta tutta una parte relativa alla prevenzione del terrorismo, ci sta la parte relativa ai corridoi umanitari, di quello che abbiamo fatto come paese. Insomma, credo che sia. Mi fa molto piacere, anzi ce ne abbiamo qua una copia pulita, perché qua io avevo preso degli appunti. L'acquisiamo, però, la mettiamo agli atti, mettiamo e se avete verbale, esigenze di ulteriori chiarimenti, non dico che sono a disposizione. Okay. Diamo la ringrazio, Ministro, la relazione poi sarà a disposizione dei colleghi parlamentari, comunque fruibile agli atti. Diamo la parola ai colleghi. Ha chiesto di parlare l'onorevole Laura Ravetto della Lega, prego. Grazie Presidente, grazie della relazione, Ministro. Ministro, lei ha parlato, io tratterò il tema della migrazione in generale lasciando lo spazio ai colleghi sugli altri temi. Lei ha parlato di trend in diminuzione, tuttavia, Ministro, 5 giorni fa abbiamo avuto 4 sbarchi in poche ore, 122 persone sbarcate a Lampedusa. Il problema non è tanto e soltanto quello dei numeri degli sbarchi, ma anche delle persone che sono presenti sul nostro territorio. Cioè noi abbiamo un problema di persone senza alcun titolo e anzi con precedenti penali presenti sul nostro territorio. Quindi qua, anche se si parla di trattati, diciamo discussioni sulla modifica dell'asilo, ma anche se venissero modificate queste legislazioni, questi sono soggetti che non potevano entrare sul nostro territorio e che nessun trattato, revisione, riforma potrà consentire il permanere sul nostro territorio in Europa. Quindi qua mancano i provvedimenti di espulsione. È un problema specialmente sulle grandi città, Ministro, le parlo da cittadina milanese, è un'escalation a Milano, è iniziata con le aggressioni in Duomo, lei lo sa, è stata prefetto a Milano, abbiamo avuto poi la studentessa al Politecnico aggredita da 2 stranieri, abbiamo avuto in Brera, lei è stata prefetto, io vivo in Brera, cioè simbolo, gioiello di Milano, abbiamo avuto una donna di 57 anni italiana e una rumena di 52 anni che sono state aggredite da un africano, un giovane africano di 25 anni, il quale, perché le forze dell'ordine intervengono sempre prontamente, ha preso a calci e pugni le forze dell'ordine. Abbiamo avuto un caso in corso Buenos Aires di aggressione da parte di un ragazzo del Mali. Quindi qua si tratta di un'emergenza reale, immagino su tutte, su anche altre grandi città c'è un'emergenza importante. A Milano abbiamo avuto in pochissimi giorni 7 stupri, abbiamo un tema a livello nazionale perché i detenuti immigrati in carcere per stupri sono, rapportati alla popolazione italiana, per i detenuti italiani in carcere 5 volte superiori, il vile reato di stupro è in aumento, è un trend in aumento, c'è un problema vorrei dire sottoculturale, perché c'è una visione arcaica oggettivizzante della donna. Quindi le chiedo quali sono i provvedimenti, se c'è un piano presso il Ministero, perché questa è un'emergenza per le nostre città. Grazie, procediamo. Sì. Senatrice Pacifico, gruppo misto, senatore segretario di questo comitato, prego. Grazie Presidente. Coraggio Italia, il partito. E grazie Ministro per la relazione, sono arrivata un po' in ritardo, però ho ascoltato quello che in realtà mi interessava maggiormente, che riguarda i minori non accompagnati.
E proprio ieri e in questi giorni, anche oggi, le commissioni congiunte, in seduta congiunta esteri e difesa, hanno affrontato questo tema. Sono stati presentati diversi emendamenti dai diversi gruppi politici sollecitati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per quanto riguarda appunto l'accoglienza dei minori non accompagnati. E ecco, abbiamo convenuto di effettuare un ordine del giorno all'attenzione del governo proprio per l'assistenza di queste persone. E quello che mi preoccupa, anzi, volevo aggiungerle una cosa, io ho chiesto anche al sottosegretario della Vedova di poter inserire in questo ordine del giorno anche l'assistenza delle persone fragili, quindi che hanno disagio psicologico e disabilità, che insomma devono essere comunque assistite in maniera particolare, quindi un'attenzione la chiedo, l'ho chiesta al sottosegretario, la chiedo anche a lei. Quello che mi preoccupa è che queste persone vengono spesso, questi bambini minori, vengono accompagnati magari non dai genitori, ma da altri familiari che purtroppo in queste situazioni di crisi non hanno potuto chiaramente avere una certificazione di tutela. E quindi si comincia a parlare di adozioni. Ecco, io non vorrei che questi bambini si trovassero poi in situazioni, diciamo, di disagio e che venga appunto presa in considerazione invece la possibilità di un affido temporaneo. Ecco, volevo sapere se c'era questa possibilità. Grazie. Grazie alla senatrice Pacifico. Onorevole Flavio Di Muro della Lega, prego. Grazie Presidente. Il Ministro ha fornito dei numeri interessanti, sono 5.300 i profughi che scappano dall'Ucraina e 6.701 nel primo trimestre 2022 quelli che arrivano dalla rotta mediterranea. Però sa qual è la differenza? Che mentre nel primo caso vedo uno Stato organizzato giustamente nell'accoglienza di queste persone, con trasferimenti, contributi, individuazione di abitazioni e quant'altro, nell'altro vedo un totale lassismo. Ho sentito che lei ha rapporti internazionali con i vari paesi, però Ministro, lei non è il Ministro degli Esteri, è il Ministro dell'Interno e per definizione, mi scusi, posso continuare? Per definizione le compete anche la sicurezza e l'ordine pubblico all'interno del suolo nazionale. Allora i numeri sono preoccupanti, abbiamo l'estate di fronte, gli sbarchi sicuramente aumenteranno perché ormai è tradizione, dobbiamo gestirla. Allora il suo predecessore bloccava gli sbarchi e quindi ne arrivavano meno nelle nostre città, ma se invece non li blocchiamo dobbiamo fare qualcosa per far sopravvivere quelle realtà difficili, penso alla mia Ventimiglia, 2 anni e mezzo che gliene parlo, che non riescono a convivere con questo fenomeno. E la informo che non sono ucraini quelli che si accoltellano in pieno centro nelle nostre strade, non sono ucraini quelli che ubriachi lanciano le bottiglie, non sono ucraini quelli che aggrediscono le forze dell'ordine, non sono ucraini quelli che molestano, violentano e abusano della loro situazione in Italia. Questi sono altri immigrati che sono già presenti in Italia e altri che arriveranno. Ecco, io sono un parlamentare, più che continuare a porle delle domande perché i cittadini mi hanno dato il mandato di fare questo, non posso fare. Lei invece è nominata Ministro dell'Interno e ha l'ordine pubblico e la sicurezza da garantire sul suolo nazionale. La prego di dare risposte e fatti concreti prima che sia troppo tardi. Grazie. Grazie, onorevole Di Muro. Onorevole Galizia, Movimento 5 Stelle, prego. Grazie Presidente, io ringrazio la Ministra Lauragese per questa relazione che ho trovato estremamente puntuale e interessante. Io ho giusto un paio di domande. Allora, la prima è sempre legata ai 10 punti che si è trovati a livello europeo per affrontare la situazione dei profughi. C'è un punto sul trasporto. Ovviamente io ho letto purtroppo solo articoli di giornale e non ho potuto approfondire perché non c'è materiale di approfondimento. Il tema del trasporto diventa un punto focale di questa situazione perché molti ucraini possono raggiungere facilmente delle comunità che sono presenti in tutta Europa per avere sostegno presso delle famiglie. Si è parlato della possibilità di organizzare meglio questo trasporto perché, come tutti sanno,
coloro che escono dal proprio paese vengono spesso caricati su furgoncini anche di soggetti, diciamo, discutibili, e per questo si sta anche cercando di fare un coordinamento europeo. Se potesse darmi qualche informazione, soprattutto se si stanno incentivando, se si sta incentivando o valutando la possibilità, mi scusi, la possibilità di offrire un servizio di trasporto gratuito per questi soggetti, proprio per raggiungere dei luoghi sicuri, perché appunto questi mezzi di fortuna potrebbero essere ricettacolo per lo sfruttamento di esseri umani e tratta di esseri umani. L'altro punto invece concerne la questione aiuti economici, no? So che la Germania aveva fatto la proposta di dare addirittura 1000 euro per profugo, una cifra che oggettivamente non si può sostenere. Noi come Italia stiamo valutando le cifre di 300-350 euro per gli adulti, 150 per i minori, e leggevo che questi aiuti verranno erogati anche attraverso i comuni. Le volevo chiedere come ci si sta organizzando perché questo sistema sia effettivo e come funzionerà, renderlo efficace, affinché non ci siano dispersioni di denaro pubblico sul nostro territorio, magari a vantaggio di qualcuno che si possa approfittare di questa situazione. Grazie. Grazie onorevole Galizia. Senatore Zuliani. Grazie Lega. Presidente, grazie Ministro per la presenza, sarò brevissimo. E come è già stato anticipato dal collega Di Muro, condivido le tematiche da lui proposte. E parlando per quel che riguarda il Trattato di Dublino, alla luce anche dell'incontro che abbiamo avuto con la ministra Johansson, la commissaria Johansson per gli affari interni europei, una domanda che ho già proposto è questa. Allora, sicuramente abbiamo visto che prima gli italiani si sono mossi, ancora prima che lo Stato, sull'accoglienza dei profughi ucraini, e di cui noi condividiamo sicuramente il tema. Però alla luce dell'altro fronte, che è quello del Mediterraneo, vediamo per quel che riguarda Ucraina, Polonia e Ungheria, che sono paesi di primo arrivo sui quali comunque tutti gli stati europei hanno dato disponibilità di accoglienza a queste povere persone che arrivano dalla guerra. Però l'Italia è lasciata sola nel momento in cui arrivano dalla rotta del Mediterraneo. E anche la comunità europea ha sempre detto, la stessa commissario ha affermato che è importante avere un'equa ripartizione degli oneri, che tutti gli stati membri facciano parte della catena di solidarietà anche per quel fronte. Lei stessa ha ammesso che l'anno scorso in Italia ci sono stati 70.000 arrivi irregolari via mare. Ha detto irregolari, non l'ha detto un ministro della Lega, l'ha detto la commissaria Johansson. Allora, per questo i flussi su questo fronte vanno fermati, perché quando ce ne sono 70.000 non possiamo continuare a cogliere quelli che non sono profughi, ma sono irregolari. Per cui benissimo su come ci stiamo muovendo sul fronte ucraino, male per l'attuale gestione degli arrivi che arrivano dal Mediterraneo, anche perché l'Europa aveva annunciato questo grande piano Marshall anche a livello economico per quel che riguarda i paesi africani, però purtroppo non si vedono risultati. Allora chiedo un suo impegno, Ministro, nei rapporti anche con la commissaria europea Johansson e gli altri ministri interni, affrontare questa situazione, perché l'Europa parla solo e noi ci troviamo in questa situazione. Grazie. Grazie Senatore Zuliani. Onorevole De Filippo del Partito Democratico, prego. Sì, grazie Presidente. Noi condividiamo invece molto l'impostazione che il Ministro ha dato questa mattina, e francamente, Presidente mi consentirà di fare questa battuta che è più politica che tecnica, questa disfida numerologica sui numeri ha un po', diciamo, è quasi esoterica ormai nel nostro Paese, quindi io paradossalmente invece volevo commentare, diciamo, la relazione del Ministro esattamente in maniera diversa rispetto ad alcuni interventi dei colleghi. Mentre sono molto convinto e sono molto interessato, e credo che questo comitato farà bene nei prossimi mesi ad ascoltare su questo fronte quello che succede, il patto, il superamento del Trattato di Dublino, lo scenario europeo, come
abbiamo ascoltato più volte sia il Presidente del Consiglio e non solo la Ministra Lamorgese, questo è lo scenario sul quale dobbiamo lavorare sul tema più generale, e quindi sarei molto interessato, perché credo che quella è la piattaforma sulla quale alcune questioni dovranno essere affrontate. Invece mi rassicurano le parole di oggi, e proprio sulla protezione temporanea di questo nuovo movimento immigratorio che è determinato dalla guerra in Ucraina, che abbiamo registrato, Ministra, nei primi giorni qualche incertezza sui territori, sarà stato perché c'è un mix di iniziative, quelle familiari e quella del sistema. Nei primi giorni, francamente, abbiamo notato che tra comuni e anche prefetture, in lungo e largo nel nostro paese, c'era qualche incertezza. Oggi lei ci rassicura che invece è stato chiarito, le direttive sono state puntuali, perché insomma è più qui il problema rispetto a quello più generale, che mi pare insomma con un'attitudine molto, molto, vabbè, non condivisibile, ma insomma comprensibile, alcuni colleghi puntano sempre a riferire, insomma. Quindi se lei ci può dare, diciamo, una rassicurazione che invece su questa storia degli ucraini, nel sistema anche un po' complicato, CAS o famiglia, diciamo, abbiamo notato qualche incertezza, se queste incertezze lei reputa siano state totalmente invece superate. Grazie. Grazie onorevole De Filippo. Da remoto si è iscritto a parlare il senatore Toni Vobi della Lega, e poi chiudiamo gli interventi dei parlamentari. Grazie Presidente. Mi scuso in anticipo che non posso attivare i video per via del Covid, sono un po' anche con un po' di febbre, quindi cercherò di essere un po' sintetico. Ecco. Ringrazio il Ministro per la presenza soprattutto e per l'ottima relazione. Ringrazio anche l'Italia, Sistema Italia, in quanto campione della solidarietà, che ci rende tutti orgogliosi come paese. L'Europa sta dimostrando che quando c'è la volontà politica è decisamente attivo, e questo ci fa molto piacere. Peccato che ci è voluto una guerra per far svegliare la coscienza europea. Vabbè, comunque questa non è una critica, ma devo dire che meglio tardi che mai. Io chiedo al Ministro per cortesia, visto che abbiamo presentato gli emendamenti sul decreto Ucraina, chiedendo ovviamente di dare più enfasi e più rimborso totale delle spese sostenute per affidamento dei minori non accompagnati ai comuni, sarebbe opportuno di accettare questo nostro emendamento, perché è molto importante. Sembra che anche altri partiti hanno presentato gli stessi emendamenti. Comunque l'auspicio è questo, di non lasciare mai da soli i comuni in questo momento. Non incarichiamo più ai comuni le spese per affidamento ai minori non accompagnati dall'Ucraina. Siamo d'accordo totalmente sulla accoglienza dei rifugiati. Chi scappa veramente dalla guerra merita di essere accolto, e siamo perfettamente in sintonia. Questa fa parte della nostra politica interna, no? come partito. Ci fa molto onore. Quindi io veramente, i miei colleghi hanno toccato tutti i punti in cui avrei dovuto anche precisare alcune enfasizzare un po' alcune cose, però purtroppo meglio che sono stati toccati, anche visto che l'Europa in questo momento si è svegliato ed è pronto ad agire sul fronte comune, sarebbe opportuno in questo momento di chiedere, andando verso il superamento del Trattato di Dublino, che non ha più motivo di esistere, di essere attivo in questo momento. Sarebbe opportuno, Ministro, di lavorare in modo tale che questa
trattato venga superato definitivamente in questo momento storico del nostro, nostro vecchio continente. La ringrazio ancora, Ministro, e mi dispiace della mia salute in questo momento, non potevo esprimermi più di tanto in quanto un tema molto importante per il nostro continente e per la nostra Italia. La ringrazio e buon lavoro a tutti. Grazie senatore Toni Vobi, ti salutiamo senatore, ti auguriamo una pronta guarigione. Grazie, la parola al ministro Lamorgese. Allora, ho ascoltato con grande interesse tutte le domande che sono state formulate. Inizio dal Ravetto, perché milanese ha portato ad esempio quelli che sono i vari episodi che si sono succeduti in questo periodo, e che per cui oggi io risponderò tra l'altro alla Camera fuori sacco, quindi a un'interrogazione che mi è stata posta da Fratelli d'Italia proprio sul tema della criminalità, in particolare a Milano. Allora, innanzitutto devo dire che su Milano noi abbiamo già, sono stata presente a un comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica un mesetto fa, adesso non ricordo bene il giorno, e abbiamo promesso in quella data alcune integrazioni del personale delle forze di polizia, integrazioni che sono state già effettuate una parte, perché ne abbiamo già mandato circa 77 della Polizia di Stato e altre che da parte dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con un piano di integrazione che andrà avanti. Adesso io lo dirò oggi quando rispondo all'interrogazione, per capire quando arriveranno gli altri. Tra l'altro teniamo conto che abbiamo un piano di rimodulazione dei militari sui vari territori, i militari che subiranno delle diminuzioni in base a una legge dello scorso anno, dove man mano da 7.400 sono arrivati a 7.000 e noi poi abbiamo a 6.000 e quindi da quest'anno, da adesso, da luglio, quindi abbiamo una diminuzione e quindi ovviamente verranno meno non soltanto i numeri complessivi, perché arriveremo a 6.000 anziché 7.400, ma non solo, ci saranno anche, verranno meno anche i 750 che noi abbiamo, 753 che noi abbiamo messo a disposizione in questo periodo per il Covid. E allora, pur rimodulando quelli che sono i piani su tutto il territorio nazionale, perché parliamo da 7.005 iniziali a 6.000, Milano non ha avuto non è stata toccata come città, nel senso in diminuzione dei militari, proprio perché è una situazione particolare. Teniamo conto poi che anche per quanto riguarda l'organizzazione delle forze sul territorio, oggi è previsto una distribuzione in distretti, in modo tale che ci sia una maggiore vicinanza ai territori, con uomini che verranno ripartiti negli ambiti specifici e quindi con riferimento anche ai municipi. Quindi questa è un'altra cosa importante, perché si lavorerà insieme con tutte le forze sul territorio. Certamente veniamo a quelli che sono gli irregolari sul territorio nazionale. Questo è
è un problema che da sempre, io ricordo che si parlava negli anni addietro di 600.000 migranti irregolari che sono sul territorio, 600.000, poi non so com'è all'improvviso diventarono 80.000, non erano più 600.000. Oggi diciamo, è un problema che esiste da anni, e voi che siete qua in Parlamento certamente la questione l'avete ben chiara. Teniamo conto che gli arrivi dal Mediterraneo sono sempre stati, perché vorrei ricordare negli anni in cui arrivavano 200.000, 150.000 arrivi, è dovuto a che cosa? All'epoca erano le primavere arabe, c'è sta sempre una motivazione di carattere politico su quei territori che fa sì che si tratti di numeri che non si riescono a fermare, perché siamo chiari, quando mi si dice lei non è ministro degli esteri, scusi, io non vado mica da ministro degli esteri, io parlo con i miei omologhi. Con i miei omologhi, e quindi se io vado anche all'estero a parlare con i miei omologhi penso di fare il mio lavoro, perché non credo che debba farlo chiuso al Viminale. E allora aspetti, mi faccia parlare. Onorevole Di Muro, per favore. Mi faccia parlare. Favore. Quindi no, quando lei mi dice non è un'attività, no, io parlo con i miei omologhi, e con i miei omologhi cerchiamo di fare delle linee di parliamo di sicurezza, di controllo delle frontiere. È ovvio che io non è che posso quando sono andata in Libia, ma oggi sapete benissimo voi parlamentari illustri che abbiamo due governi in Libia, uno riconosciuto, uno semi riconosciuto. Allora con chi si va a parlare ora? È ovvio che quando io sono andata in Tunisia, quando sono andata in Libia, abbiamo parlato di controllo delle frontiere che devono farli i singoli stati, non lo possiamo fare noi per loro. E quindi quando una situazione è instabile in quei territori è inevitabile che poi si riverberi anche sui nostri territori. Noi non è che possiamo andare a fare quello che è i blocchi navali. Il blocco navale si può fare se c'è l'intesa con l'altro paese, cioè è sempre un atto di guerra, quindi intendiamoci che non è che si può fare il blocco navale, ma questo lo sanno bene anche coloro che lo dicono, perché l'hanno chiarito in che termini intendono blocco navale, ma si può fare certamente con l'intesa dell'altro paese, e comunque ci sono le norme di diritto internazionale che, se a un certo punto, può essere anche considerato come un pull factory, perché nel momento in cui c'è un'imbarcazione con migranti che cade, diciamo che è in pericolo, e passa una o c'è una nostra imbarcazione, tu sei tenuto a recuperarlo per non avere conseguenze, perché in base al diritto internazionale. Vorrei dire che quelle che sono nelle migrazioni non sono problemi emergenziali, sono purtroppo problemi strutturali. E allora, come l'abbiamo nel nostro paese, voi vedete in Spagna, vedete addirittura quando la ministra dell'interno inglese è venuta qui, io ho detto c'è una differenza, c'è una particolarità, perché tu hai a che fare con la Francia, io ho a che fare con la Libia, mi pare un po' diverso anche il ciclo e il sistema di arrivi in quel punto. Per quanto riguarda Ventimiglia, visto che diceva la mia Ventimiglia, noi abbiamo rafforzato i servizi mirati anche sui treni per i controlli, e noi abbiamo fatto quella l'istituzione della brigata mista italo-francese, che è una cosa importante che non c'era ed è stata attivata, diciamo, da quando sono io lì, e che ha trovato poi una base giuridica concreta nel trattato del Quirinale sottoscritto lo scorso 26 novembre. Dei risultati molto positivi ci sono stati, tant'è vero che abbiamo incrementato il dispositivo a decorrere dal primo giugno 2022, quindi faremo ancora maggiori servizi. Per quanto riguarda
I minori non accompagnati. I minori non accompagnati, è verissimo quello che è stato detto, cioè che tante volte non sono accompagnati dai genitori, sono accompagnati dai nonni, dagli zii, da amici. La legge italiana non consente di considerare tali persone come tutor, perché non sono i diretti, cioè i genitori, per cui necessariamente bisogna fare ricorso al Tribunale dei minorenni perché venga riconosciuta anche la persona che l'accompagna come tutor legittimato a seguire il ragazzo. E certamente il problema delle adozioni è un problema che assolutamente ha ragione, non deve essere proprio all'ordine del giorno. Al limite ci possono essere degli affidi temporanei come quelli che fu fatto per Chernobyl, e su questo si sta valutando, però le adozioni sicuramente non è... abbiamo 5 minuti ancora, no, perché mi ha mandato un bigliettino 9:50, quindi so che c'è... per quanto riguarda incertezze sui territori, all'inizio, come tutte le cose, quando ci sono dei numeri così improvvisi a ondate, perché purtroppo, come per tutti noi, insomma, la guerra la vedevamo lontana, quasi difficilmente realizzabile, e quindi ci ha trovato un poco allo sprovvisto, soprattutto in termini di competenze, regione, comune, prefettura, quindi c'è stato un momento effettivamente c'è stato bisogno di un maggiore chiarimento e di un maggior coordinamento, cosa che poi ci siamo visti con il commissario Curcio, abbiamo messo a posto, abbiamo fatto degli incontri anche da remoto con i sindaci, con l'ANCI, con il presidente, i presidenti delle regioni, con Fedriga come il referente, e quindi devo dire che abbiamo visto e sistemato un po' con le varie procedure, ci hanno consentito di essere più chiari su tutti, quindi questo credo che vada detto. Per quanto riguarda il fatto che l'Italia viene lasciata sola, l'Italia è, questo è quello che io ho detto anche nel mio intervento, io spero che questo cambierà un poco, ma non è che l'Italia è lasciata sola, è lasciata sola la Spagna, perché la Spagna ha avuto arrivi da Ceuta e Melilla in numeri mai visti, ma anche durante questo periodo di crisi, perché voi siete, diciamo, ovviamente ognuno guarda a casa propria e quindi guarda quelli che sono gli arrivi nel nostro territorio, però dovremmo anche guardare per capire che non è una situazione specifica italiana dove noi facciamo in modo che anzi arrivino, non è così. È una situazione che, se si vuole guardare da un punto di vista, diciamo, oggettivo, senza alcuna, diciamo, deformazione delle cose, è una situazione che vediamo anche purtroppo in altri paesi, dovuto alla situazione politica dei paesi e di povertà dei paesi da cui provengono. Quindi è un sistema che coinvolge la Grecia, Malta, la Spagna, l'Italia, purtroppo quei paesi che sono di primo approdo e che necessariamente si trovano a dover gestire situazioni. Quindi qua speriamo che questa situazione, anche dell'accordo di Dublino, che ha avuto una sospensione per quanto riguarda l'Ucraina, ma d'altra parte questa è una situazione di guerra ben diversa, parliamo di 3,8 milioni di profughi che lasciano un paese a causa di guerra che nessuno di noi avrebbe mai visto, speriamo che ci sia, diciamo, un cambio di rotta da parte dell'Europa. Grazie e buona votazione. Grazie al Ministro dell'Interno Lamorgese, l'audizione è conclusa.